sarà veramente interessante cercare in tutti i modi di avvicinare altre persone, di far capire che qua non c'è nessun comando, noi ci siamo prestati alla politica, la politica non ci piace. Siamo stati costretti a scegliere un candidato sindaco e a fare una lista. Il nostro obiettivo è la democrazia diretta, quindi la partecipazione di tutti alla vita del comune, della nazione. Questo è l'obiettivo. Quindi nel nostro programma abbiamo messo per esempio la trasparenza totale. Per trasparenza totale noi intendiamo le dirette streaming delle commissioni, dei lavori consiliari, pubblicheremo tutto quello che verrà prodotto a livello comunale su internet. Abbiamo intenzione per esempio di fare dei corsi di formazione per leggere il bilancio. Vogliamo semplificare il bilancio deve essere intellegibile, non ci devono essere delle macro aree, ma dobbiamo avere la possibilità di scalarlo, cioè di entrare nel sottoarea per capire effettivamente come è composta quella voce. Contemporaneamente vogliamo per esempio fare delle assemblee pubbliche, quindi così come a Parma il comune si potrebbe aprire, anzi si aprirà, se il Movimento 5 Stelle avrà questo piacere, si aprirà la cittadinanza in modo attivo e proattivo, quindi chiederemo ai cittadini di interagire con l'amministrazione e magari arrivare anche a votare. Una delle cose che stiamo portando avanti a Castellammare è per esempio la richiesta dei regolamenti dei referendum, che potranno essere anche confermativi, consultivi, abrogativi, e quindi avere questo strumento, magari facendolo sulla falsa riga di Milano, che lo stanno riscrivendo questo regolamento, facendolo senza quorum, la partecipazione della cittadinanza sarà eccezionale, sarà bellissima, si potrà votare su ogni cosa. Potremo per esempio votare sull'acqua e quindi inserire finalmente questa declaratoria nella quale il comune definisce l'acqua un bene sulla quale non si può fare business. Per esempio potremo decidere di discutere e di aprire un confronto con i cittadini per il recupero dell'ex zona industriale, che non deve essere necessariamente una cosa fatta nelle stanze chiuse senza che nessuno riesca a vedere cosa uscirà fuori da queste decisioni. Per esempio possiamo ragionare sul recupero della zona vecchia o sul rilancio turistico di Castellammare. Quindi niente, il passaggio più importante che vogliamo fare è quello della trasparenza. La trasparenza e la partecipazione secondo noi sono il viatico per portarci a una rinascita politica di Castellammare. Questa è l'idea. Grazie.